Sarà un'edizione totalmente rivista, quella della Fiera di Santa Giustina, l'appuntamento che animerà le vie del Borgo di Mondolfo dal 26 al 29 settembre. La giornata inaugurale di giovedì 26 dalle ore 9 del mattino fino alla mezzanotte vedrà le strade di Piazza Borroni, via Cavour e via Mazzini popolate dalle bancarelle della tradizionale Fiera Mercato, mentre sarà possibile visitare il Museo Civico e il Bastione Sant'Anna. In serata, alle ore 19, le celebrazioni religiose con la Santa Messa officiata dal nuovo parroco Don Luca Principi nella chiesa di Sant'Agostino, dove seguirà la processione accompagnata dalle note del corpo bandistico Santa Cecilia. I restanti giorni, poi, verranno proposti espositori di food truck, degustazioni di birre artigianali e da quest'anno anche intrattenimento musicale. Solitamente si svolge nell'arco di una giornata, invece saranno 4 giorni di festa in cui coinvolgeremo tutta la comunità, le associazioni. Un'iniziativa importante per riscoprire le nostre tradizioni e valorizzare il nostro centro storico, uno dei borghi più belli d'Italia. In questi anni ci stiamo impegnando tanto come amministrazione comunale assieme alle associazioni del territorio per valorizzarlo anche attraverso iniziative di qualità, ma cerca anche di attirare turisti e visitatori nel nostro centro storico. Domenica 29 settembre sarà l'ultima giornata di festeggiamenti che inizieranno a partire dalle ore 10 e proseguiranno fino alla mezzanotte. Presenti numerosi mercatini artigianali e vintage. Venerdì, sabato e domenica ci sarà questo nuovo format chiamato Birra Gustando e insieme a, diciamo, gli operatori che verranno un po' da tutta la regione allestiremo un mercatino dell'artigianato sia in Viale Cavour sia all'interno del chiostro di Sant'Agostino. La formula che abbiamo adottato quest'anno prevede uno street food con birra artigianale il venerdì pomeriggio, dopodiché sabato pomeriggio e domenica tutta la giornata ripeteremo lo street food con le birre artigianali in Piazza Borrone più il mercatino dell'artigianato e il mercatino dell'usato in Viale Cavour e all'interno del chiostro di Sant'Agostino. L'evento, visibile sul sito Mondolfo Marotta Turismo, è organizzato dal Comune e vede la collaborazione della Proloco e della Confartigianato. Iniziative come queste che danno risalto al territorio e al tessuto imprenditoriale del nostro territorio sono solamente un valore aggiunto. Saranno presenti circa una cinquantina di espositori che vanno dal food al beverage all'enogastronomia e all'artigianato artistico che animeranno, come dicevo, quest'anno la fiera, la 3 giorni, la 4 giorni di fiera di Santa Giustina.